Oggi si ha modo di portare in essere una delle attività, delle tante attività che conduce l'Accademia sul territorio, è quella della promozione delle scienze, delle lettere e delle arti. Oggi è il terzo elemento, quello delle arti. In modo particolare avremo modo di ascoltare il lavoro del professore Pino Giacalone. E detto questo, prima di iniziare a presentare i diversi relatori, invito il cerimoniere, nonché il cancelliere dell'Accademia ad avvicinarsi al banco. Perché? Perché il professore è stato accolto come accademico e quindi nel caso particolare interviene il cancelliere a dare il diploma e l'attestato. Dottoressa. Giovanni. Giovanni Serra. Avvicina. Avevo invitato il cancelliere dell'Accademia ad avvicinarsi al tavolo. È una competenza sua. L'Accademia Sagrantina di Scienze, Lettere e Arti, per le doti di mente e di cuore, è il grande ufficiale dottor professor Giuseppe Giacalone, ha deliberato di accoglierlo tra i suoi membri nella classe di arti, dato in Mazara del Vallo 6 ottobre 2017, anno 255 dall'istituzione dell'Accademia. Il Presidente Pedro Pinto. Fatta questa piccola cerimonia, passo la parola al Presidente dell'Accademia, Don Pietro Pisciotto. Io ho abbastanza poco da dire, vi ringrazio innanzitutto perché siete venuti, è bello onorare un nostro socio dell'Accademia con il tuo lavoro che ha voluto preparare, anche perché tutti potessero conoscere la parte, il mercato dell'arte, di cui parleremo e ci sono le persone competenti che parleranno sull'argomento. In vista di altri libri, io ce l'ho tutto pronto, uno su Mazara, che parla delle chiese, dei conventi, degli istituti, delle confraternite e soprattutto tutti i sacerdoti che hanno lasciato un'impronta particolare nel secolo XX a Mazara, e ce ne sono abbastanza. Va bene. Sicché io mi auguro che questa serata possa essere anche una preparazione a un prossimo incontro nel quale dobbiamo parlare, poterci rivedere e soprattutto illustrare quello che di bello, di grande, questa città che è abbastanza prolifera, piena di grandi intelletti, ha saputo costruire, costruisce e mi auguro costruirà nel futuro. Perciò a tutti un bel ascolto. Passo la parola alla professoressa Ingandeva. Buonasera a tutti, grazie di essere qua. Io sono onorata che ancora una volta il maestro ed artista Pino Giacalone abbia pensato alla mia figura insieme a quella di altri esimi relatori per introdurre questo saggio. Il mercato dell'arte, le sue leggi, le sue opportunità. Spesso quando noi osserviamo un quadro, un'opera d'arte, siamo estasiati e siamo emotivamente coinvolti da quello che il quadro o il monumento rappresenta e quindi quasi volutamente nascondiamo a noi stessi che dietro un'opera d'arte c'è invece un vero e proprio mercato
un vero e proprio business finanziario e devo ringraziare Pino Giacalone perché per la prima volta mi ha dato l'opportunità di conoscere questo argomento, questo campo che fino ad adesso mi era completamente sconosciuto. E io non rubo tempo perché abbiamo un prefatore, relatore e poi abbiamo la figura principale del nostro amico carissimo Pino Giacalone, quindi troverete le mie osservazioni modeste naturalmente, poiché non sono una critica d'arte, ma vi ringrazio se soprattutto le leggerete. Grazie. La parola al dottore in grande. Buonasera a tutti, mi rubo solo qualche minuto perché non voglio togliere tempo prezioso al tuo intervento. Mi sono imbattuto in questi giorni in una discussione. Si sente? In una discussione in cui si dibatteva se il fatto se Pino Giacalone, che ha insegnato 30 anni, che ha svolto l'attività di dottore in una così lunga carriera, intervenga in questi argomenti, in questi problemi, solo perché ha una lunghissima esperienza e da questo punto di vista si ferma lì, resta, come dire, uno di mestiere. Io non credo che sia questo il tuo modo di fare, io credo che ci sia molto di più. C'è un pathos, c'è un amore, c'è una bruciante passione, perché io penso sinceramente che la natura ti abbia dotato di, come dire, un intelletto, di un'attività culturale che un tempo si diceva raggi X, oggi si dice semplicemente un termine digitale, perché con questo tuo modo di fare tu riesci a scansionare le problematiche, specialmente questo rapporto tra l'arte e il mercato, nel quale, come dire, recentemente ho visto che ci sono tantissimi problemi in Italia, perché un argomento che ha molte problematiche soprattutto dal punto di vista normativo, e io vedo che con questo lavoro, con questo tanto, tu riesci veramente molto ma molto bene. Io mi auguro, credo di interpretare così il sentimento di tutti, che tu non ti fermi più, che tu possa ancora continuare, perché tu ti nutri di arte ancora come il primo giorno. Ad maiore, Pino. Ora la parola al professore Piero Di Giorgio. Buonasera a tutti, così numerosi intervenuti e qualificati. Non è la prima volta che mi capita di presentare l'opera pittorica o di scrivere sull'amico Pino Giacalone. Ma questa sera non vi tedierò a lungo, sono qua per una testimonianza, soprattutto l'ho fatto sempre e lo faccio con grande piacere per la stima e l'affetto che ho per il mio amico Pino Giacalone. D'altra parte, quello che dovevo dire l'ho già scritto nella prefazione al libro e quindi questa sera non vi tedierò a lungo, voglio dire soltanto che l'artista Giacalone è, se lo vogliamo proprio inquadrare in una categoria pittorica, possiamo definirlo un neofiguralista realista, ma non nel senso che fotografa la realtà che ci circonda o l'oggettivizza, perché Pino Giacalone trascende la realtà stessa con sfumature metafisiche e anche, diciamo, surrealiste.
chi conosce Pino Giacalone perché l'ha frequentato, perché gli è stato amico, conosce la sua grande sensibilità che lui esprime con linguaggio pittorico e con la ricerca pittorica, e che riesce a incarnare profondamente in un patchwork di colori dei suoi quadri. Ma Pino Giacalone è, devo dire anche a mio parere, uno dei più grandi acquerellisti italiani, sicuramente. E mentre lo affermo, lo dico, nella mia mente scorrono le immagini delle città, dei palazzi di questa amata città, e anche l'Arco Normanno, la Chiatta, il portale del Collegio dei Gesuiti. E non solo per amore della città ha ripreso e messo nella matericità dei suoi colori queste opere d'arte della città di Mazara, ma l'ha fatto con l'intento anche di salvaguardare queste opere dall'usura del tempo e quindi di immortalarli e di sottrarli alla damnatio memoriae. Pino Giacalone non è un caso che è stato invitato a tantissime mostre, non soltanto in Italia ma anche all'estero, in Europa e anche in America. Non è un caso che ha avuto tanti premi e riconoscimenti in Italia e all'estero, non è un caso che molti critici, anche importanti, si sono occupati di Pino Giacalone. Certo, so che ci sono delle persone a Mazara che non lo conoscono o che lo conoscono poco e magari non hanno un apprezzamento adeguato, ma Mazara, si sa, non c'è luogo come Mazara dove il detto evangelico "Nemo profeta in patria" è più vero e giusto. Ma noi che lo abbiamo conosciuto, io conosco Pino Giacalone da quando avevo 16-17 anni, poi i nostri rapporti sono stati interrotti dalle vicissitudini di ciascuno di noi. Io mi sono trasferito a Roma, lui a Brescia, che è il bresciano, e ci siamo rincontrati per l'interno di Mazara e da allora ci siamo sempre. E io lo voglio bene, lo ringrazio e dobbiamo molto all'energia che fu promana dalle sue. Forse
potrebbe sembrare irrituale che io in circostanze come questa non affido il mio pensiero, la manifestazione dei miei sentimenti alla parola, ma dei modi di carta del scritto. Se sono di voce a questo mezzo, è perché la parola potrebbe dire anche il sentimento, ora viva, ovviamente. E la scritta no, perché veniva, diciamo così, dotata, in modo tale da non apportare una vita al sentimento, ma al sentimento. Non si è capito niente. Scusate, io vorrei ringraziare qualche persona qua. Il vicepresidente può essere d'accordo, ma il primo ringraziamento colmo di gratitudine va a mia moglie Giusy, che affettuosamente, come di consueto, mi ha seguito passo dopo passo in questa nuova fatica. Il secondo ringraziamento va con piena soddisfazione all'Accademia Cerenuntina di Scienze, Lettere ed Arti per aver contribuito validamente a questa manifestazione. Il terzo ringraziamento va al Consiglio Direttivo della Provoco, che ho l'onore di presiedere per consigli utili e stimolanti. Con piena soddisfazione, grazie all'amico fraterno Piero Di Giorgio, grazie alla cara amica professoressa Francesca Ingantela e un particolare ringraziamento all'amico carissimo dottor Vitengano e a tutti quanti do il benvenuto e vi ringrazio di vero cuore. Capire l'arte per conoscere il suo mercato, le sue leggi e le sue opportunità. Che cos'è un'opera d'arte? Non è facile rispondere a questa domanda. Originariamente la parola arte indicava l'abilità tecnica necessaria per realizzare un oggetto o per compiere una determinata attività. Era quindi arte quella dei fabbri o dei calzolai, ma anche quella dei poeti e degli scrittori. Per le arti che avevano a che fare con la produzione di oggetti utili col tempo, si è preferito usare il termine mestiere. Ancora oggi però, quando un mestiere viene svolto con il lavoro e le attività professionali dei singoli individui, ci parla appunto di artigianato, e quando un lavoro è ben fatto si dice che è a regola d'arte. Per molti secoli la parola arte è così rimasta ad indicare solo le cosiddette belle arti, quelli cioè che avevano uno scopo estetico, la ricerca del bene. Nel campo delle arti visive e figurative, queste arti erano principalmente l'architettura, la scultura e la pittura. In tempi più recenti ci si è resi conto che l'idea di ciò che è bello e di ciò che non lo è può essere molto diversa tra i diversi popoli. Anche per uno stesso popolo può cambiare nel tempo. Perciò oggi nel campo visivo e figurativo si definisce artistica qualsiasi attività che attraverso le immagini cerchi di comunicare sensazioni, emozioni, sentimenti. Ma perché davvero ci posso parlare d'arte e di opere d'arte occorre che l'artista cerchi di dare, anche un valore estetico al suo valore. L'idea di bene per quanto mutevole resta infatti legata fortemente all'idea di produzione artistica. Capire l'arte. Per comprendere un'opera d'arte non possiamo affidarci al caso, ma dobbiamo utilizzare degli strumenti di lettura. In primo luogo dobbiamo studiare e capire le leggi che ne regolano la composizione. In secondo luogo la comprenderemo meglio se ne conosciamo la tecnica di elaborazione. Dobbiamo poi conoscere l'ambiente culturale e storico delle varie epoche. L'artista è condizionato, oltre che dalla propria personalità, anche dall'ambiente culturale entro cui opera. Quando siamo di fronte a una cosiddetta opera d'arte, i primi giudizi che ci vengono spontanei sono quelli che si aggiungono in frasi del tipo come è bella oppure piace. In realtà questi giudizi esprimono le nostre impressioni emotive, ma dicono poco delle opere d'arte in se stessa. E ancora, quando ci troviamo di fronte a un'opera d'arte da acquistare, occorre innanzitutto avere delle informazioni,
queste informazioni di solito sono raccolte in una scheda e riguardano l'autore, nome, cognome, data, luogo di nascita e di morte, il titolo, la data in cui è stata realizzata, le dimensioni, la collocazione, cioè il luogo dove si trova, la tecnica impiegata, il genere. A seconda delle sue caratteristiche tecniche e materiali, un'opera può appartenere ai codici della pittura, della scultura, dell'architettura e delle arti. Per ogni codice esistono sottocodici che specificano meglio pittura olio, a tempera, ad apparello, eccetera, scultura in marmo, in legno. A seconda del suo contenuto, l'opera figurativa può rientrare in generi diversi, arte sacra o arte profana, soggetti mitologici, storici, allegorici, paesaggi, naturalmente. Dopo aver raccolto questi dati, ci può procedere una lettura descrittiva del soggetto. Questa lettura, che è chiamata anche lettura denotativa, ci dice semplicemente che cosa è raffigurato nell'opera, che cosa si vede nell'immagine. Ci può passare poi alla lettura interpretativa dell'opera d'arte, che è chiamata anche lettura connotativa e che costituisce la fase più complessa. Interpretare un'opera d'arte significa infatti comprenderne a fondo il messaggio e la funzione che le ha attribuito l'artista, che cosa voleva comunicare. A questo punto può essere importante esaminare il contesto religioso, storico, culturale nel quale l'opera è stata creata. Fondamentale è la lettura della struttura espressiva, cioè del linguaggio e delle forme utilizzato dall'artista per esprimersi. Il valore artistico di un'opera sta nel modo con cui l'autore ha messo insieme colori, spazi, linee, oppure forme modellate di qualità artistica. Spesso, per interpretare, bisogna anche conoscere il significato di figure simboliche. L'autore può, infatti, aver usato alcune immagini con un significato diverso da quello che avrebbe a prima vista. La decodificazione dei simboli ci può dare chiavi interpretative assai più ricche. Per essere interessante sapere quali sono i riferimenti di un'opera, cioè gli elementi comuni a opere di altre opere, ogni artista ha messo a frutto le esperienze dei maestri che lo hanno preceduto e a sua volta ha lasciato alle generazioni successive un'eredità di conoscenze. L'intera storia dell'arte dimostra che nel corso dei secoli modelli antichi sono stati ripresi e reinterpretati. Per questo il linguaggio artistico si trasforma in continuazione e vuole costruire delle esperienze di ciascun artista o delle varie culture. Ad esempio, possiamo verificare come artisti di tende culture diverse hanno rappresentato la figura umana. Le rappresentazioni sono assolutamente diverse l'una dall'altra, eppure tutti hanno la capacità di esprimere una interpretazione originale e unica per forma tecnica ed espressività. Ma com'è possibile che nella stessa area geografica, e per ora addirittura nel breve ordine di qualche decennio, si sviluppino movimenti artistici diversissimi tra di loro? Ciò avviene perché man mano un determinato messaggio diminuisce di forza e non risponde alle esigenze di chi lo fa o di chi ne fruisce. Si creano nuove forme di espressione artistica che rimpiaceranno quelle vecchie. Impareremo quindi ad inquadrare un'opera d'arte nel suo contesto storico, ne comprenderemo l'importanza come manifestazione della cultura, della fede religiosa, dell'esigenza rappresentativa del potere che l'ha commissionata, delle possibilità tecniche presenti in ogni epoca. Solo a questo punto saremo in grado di esprimere una valutazione oggettiva e motivata sull'opera d'arte, senza non lasciarci condizionare dalla prima sensazione di gradimento e di rifiuto. Ecco quindi cosa significa capire un'opera d'arte, conoscerla, giudicarla e valutarla nella sua globalità. Un momento, scusate, mi sono rivolto un po' di più. Il mercato dell'arte, le sue leggi e le sue opportunità.
entriamo nel vivo del problema. Quando parliamo di arte in generale o di prodotti artistici, non possiamo parlarne in astratto. Ancora di più, se si tratta di arte figurative e della pittura in particolare, le opere d'arte non sono soltanto oggetti di studio degli specialisti, siano essi storici, critici d'arte o semplici appassionati. Non sono nemmeno pure realizzazione di ideali estetici e dei grandi movimenti culturali dell'umanità. Per rendersene conto, basterà considerare le opere d'arte anche come prodotti artistici che, in quanto tali, comportano sempre un rapporto tra l'artista produttore e il pubblico fruitore. Si tratta di uno scambio concreto che partecipa alle dinamiche della vita reale ed è perciò stesso sottoposto alle leggi della comunicazione e dello scambio sociale. All'interno di tale scenario è necessario, per avere giusta coscienza della specificità dei prodotti delle arti figurative, tenere presente la fondamentale distinzione fatta da Nelson Goodman tra le arti orografiche, che sono riproducibili, come la letteratura e la musica, e le arti autografiche, le quali non possono essere riprodotte proprio perché non contengono intrinsecamente le regole della loro riproduzione. Nel caso delle arti autografiche, l'originale funge da una fattrice e ogni riproduzione è il modo concreto in cui l'opera si rende disponibile alla fruizione. Al contrario, ogni copia di un'opera appartenente alle arti autografiche si configura come un prodotto di valore infinitamente inferiore a quello dell'originale. La copia, cioè, contravviene al criterio di autenticità dal quale non si può prescindere al fine del corretto apprezzamento del suo valore. Il valore commerciale di un'opera, di conseguenza, è assai diverso tra i due tipi di arte coinvolti. Nel caso delle arti allografiche, il valore dell'opera si distribuisce e si fraziona, ma si costruisce anche in ragione del numero di copie che è necessario produrre sulla base della domanda del pubblico fruitore. All'interno delle arti autografiche, invece, il valore dell'opera rimane, per così dire, tutto concentrato nel prodotto artistico unico, che pertanto deve garantire la propria autenticità di oggetto concreto in cui si realizzano le sue qualità artistiche. In ciò consiste il fondamento stesso del mercato dell'arte, oggetto di queste mie rapide osservazioni, con le sue leggi e i suoi rischi. Il mercato dell'arte, proprio per quanto detto a proposito delle arti autografiche, è sempre un po' un mercato della rarità, un mercato dei pezzi unici, contrariamente al mercato editoriale o al mercato musicale. Per questi ultimi valgono in generale delle regole di investimento delle risorse che tendono alla gestione economica della riproduzione e della distribuzione in grande stile, su numeri possibilmente considerevoli. Se non occupano case editrici, case di produzione, distributori e negozi specializzati. Nel caso delle arti figurative, invece, e in generale autografiche, gli investimenti finanziari non possono mai contare sulla riproducibilità, bensì sulla conservazione del pezzo unico, su tutto ciò che comporta la sua salvaguardia e la sua messa in risalto come qualcosa che occupa eccezionalmente la posizione in cui ogni volta viene a trovarsi, che sia il museo, la galleria o la collezione privata. Lo scambio sociale in cui l'opera d'arte si vede coinvolta è dell'ordine dello scambio privato, della componente anziché quello dell'accessibilità generalizzata, grazie alle piccole somme necessarie per acquistare una copia prodotta di un capolavoro allografico. In questo modo si sviluppa una forma di mercato che ha le proprie caratteristiche specifiche. Il mercato dell'arte, così come tutti i mercati, va studiato a fondo, data la sua complessità, e la gente non dovrebbe avvicinarsi e accedere ad esso senza esserci fatto un minimo di conoscenza, senza esserci data una base di studio necessaria per poter distinguere fra i banditori dei prodotti artistici, il critico ben informato e il critico che si lascerà influenzare da quello che è l'andamento del mercato o peggio ancora le tendenze, diciamo, la moda del momento. Il mercato dell'arte è un fenomeno molto complesso e soprattutto negli ultimi decenni ha subito trasformazioni di grandi rilievi. Una volta, intorno ai prodotti artistici, si svolgevano transazioni
e trattative, oltre che valutazioni positive o negative, promozioni e depreciamenti, tutto a partire da competenze ben certe e attestate. Oggi la situazione è meno limpida e meno ordinata. Al mercato dell'arte va sempre più accedendo un pubblico eterogeneo che, oltre a dimostrare una conoscenza delle opere d'arte più approssimativa, incontra assai meno difficoltà di avvicinarsi ai luoghi e ai modi degli scampi. Si sono moltiplicate le occasioni di informarsi su ciò che avviene di nuovo. È possibile prendere visione dei voleri dei lavori degli artisti ed è possibile infine operare economicamente in maniera diretta, facendo acquisti e transazioni in genere da casa propria o da lì, controllando gli puntamenti complessivi di un settore finanziario più dinamico e vivace. Va detto in parte che la crisi che ha investito l'economia di tutto il mondo durante il primo decennio del secolo XXI ha toccato solo marginalmente il mercato dell'arte, probabilmente a causa del fatto che, come molti beni di lusso, l'opera d'arte è stata considerata un bene rifugio per molte persone abbienti, a cui la crisi non ha provocato danni economici rilevanti. È vero infatti che, come si legge nel libro di Chiara Zambetti di Dichiare, al mercato dell'arte moderna e contemporanea alcune delle regole di realizzo nel caso di vendita all'asta o di scambio alle fiere di mercato si sono verificate proprio nel corso degli ultimi anni. Anche gli attori principali del mercato dell'arte, coloro che contano e che possono influire sia sulla quotazione di un singolo artista sia sull'andamento dei conti di un certo periodo e sulle linee di sviluppo di determinate correnti, sulle dinamiche delle mode, in una parola, sono diventati molto di bene rispetto a quelli che popolavano il mercato dell'arte tradizionale. Un compratore o chiunque intenda cominciare a investire nell'arte dovrà pertanto farsi un'idea il più possibile chiara di come si articola al proprio interno la stanza delle decisioni, per così dire, ovvero chi sono i protagonisti che dettano leggi. Oggi non basta pensare alla galleria d'arte che, diretta da un esperto d'arte, spesso a sua volta critico e studioso, funge da rogo per il lancio sul mercato dell'artista giovane e un po' sprovveduto, convincendo del suo valore un pubblico spesso fatto di persone che se ne intende. Oggi lo spazio della promozione e della valutazione economico-finanziaria di un'opera d'arte e di un artista è più composto. Questo qua io ho tolto. Oggi non c'è galleria, museo, fiera e perfino grande collezionista che non abbia il suo sito web e con il quale non sia possibile intrattenere relazioni di scambio di informazioni di opere o transazioni economiche direttamente. Ci pensi soltanto a quanto la grande rete permette di allargare il bacino di fruizione e accesso ai luoghi principali del mercato globale, le grandi fiere o le grandi aree, e a quanto cambi o possa cambiare in un prossimo futuro la modalità stessa dell'offerta e della domanda, grazie alla possibilità di gestire AST online con collegamenti da tutto il mondo e transazioni sempre più informate e sicure. Tutto questo produce una situazione molto fluida e dinamica, oltre che complessa e spesso complicata. Un tale dinamismo produce una situazione in cui muoversi con sicurezza rischia di essere una possibilità riservata a pochissimi esperti. Molti possono collezionare con relativa facilità opere di interesse sicuro. Ad ogni modo va ricordato che operazioni finanziarie di successo, anche soltanto acquisti per collezionisti di valore, con la sicurezza di acquisire oggetti destinati a rimanere dignitosamente sul mercato, comporta un'educazione all'arte che travalica il puro intuito economico e la scattezza del mercato, che invece presuppone cultura, sensibilità e gusto artistico. La conoscenza degli artisti e dei movimenti in un mercato che oltretutto ciò per sempre più alla contemporanea e all'attualità può risultare complicata e dispendiosa in termini di tempo e di investimento, di energie da parte dei collezionisti che non stanno con un'attività al 100% per professione o per passione all'interno del mercato. Anche gli attori più esperti possono trovare qualche difficoltà e dare suggerimento o consigli. Intanto è necessario, anzi indispensabile, distinguere i due settori, tanto fondamentale quanto diverso,
anche se nello stesso campo delle arti più creative. L'arte antica moderna da un lato e l'arte contemporanea dall'altro. Per quanto riguarda l'arte antica e moderna, è opportuno puntare su tutto quello che è sicuro, e per sicuro intendo l'opera di autore certo, ben retribuito, ben conservato, oltre che il soggetto di più possibili piaceri. Per quel concerne invece l'arte contemporanea, il campo è certamente molto più vasto, dato che il preferare delle correnti, e potremmo dire che tutte le tendenze si prestano in linea di massima ad un buon investimento, fatte sempre salve alcune condizioni dalle quali non si può in alcun modo prescindere. Basterà perciò scegliere il dipinto giusto dell'autore giusto. Non vuole essere questa una battuta, ma direi che partiamo dall'avanguardia storica, il tutto va certamente bene, siamo cioè nel campo del sicuro, così per i surrealisti come per gli astrattisti e lo stesso per i realisti, ossia per le correnti più affermate e indiscutibili. In generale comunque si considera che essendoci personalità di maggiore o di minore spicco sarebbe anzi meglio senza più investire su autori affermati. Io qua, aspetta. Il mercato dell'arte è regolato come tutti i mercati, oltre che da leggi particolari, anche da una legge generale, quella della domanda e della risposta. Comporta la pazienza degli acquirenti, ovvero dei committenti in molti casi. I mercati dell'arte, i mercanti dell'arte, i titolari delle gallerie private e così via. E il ceto sociale, perché di ceti dobbiamo parlare, il fatto di mercato dell'arte, che si può avvicinare al darci all'investimento delle opere d'arte e soprattutto quello della borghesia ambiente, anche perché molto relativamente si può parlare di intercassismo nel mercato di cui d'arte. Gli esperti si sono occupati e continuano ad occuparsi di tale problema e hanno cercato di individuare quello che, con tutta orrenda, nonché in riguardose espressioni, viene definito l'animale collezionista. Quest'ultimo, per rimanere nel linguaggio scientifico o pari scientifico, non appartiene a una data di famiglia o specie. Ci sono infatti gli industriali, i liberi professionisti, i grossi commercianti, i nuovi arricchiti, quelli da qualunque fase, per dirlo con una frase corrente, ma quanto mai efficace. Come si vede, non si tratta di una ben determinata categoria di persone. Ci accostano e accettano al mercato dell'arte non solo gli appassionati, che hanno la fortuna di disporre dei mezzi finanziari adeguati, ovvero gli imprenditori, ma che, e soprattutto certi speculatori, che non sapete definire altrimenti. Cioè non di meno, anche le classi meno ambienti possono accostarsi all'opera d'arte. E così da parte loro ci si rivolge e ci si limita, né potrebbe essere altrimenti, per ragione fin troppo evidente, alle litografie, alle incisioni e tutto più ai disegni che hanno delle quotazioni meno eccessive, perciò più accessibili. Si tratta ovviamente in tal caso di un'arte minore, dell'arte dei poveri, come vorrei definirla, anche se nel campo del disegno spesso si tratta di opere dalle quotazioni vertiginose. In tutto questo bisogna tuttavia riconoscere che il mercato dell'arte è sì un mercato a tutti gli effetti, ma che al tempo stesso il valore che vi circola, cioè il sistema delle valutazioni dei prezzi, non risponde soltanto semplicemente alle classiche regole del mercato, alle leggi della domanda e della risposta e dell'offerta e delle manovre più o meno speculative tipiche degli investimenti finanziari, bensì deve fare i conti con una variabile di cui sarebbe fuorviante ed errato non tenere conto, la variabile propriamente artistica. Intendo dire che nel mercato dell'arte il valore delle opere dipende da un indicato sistema di valutazione che da un lato corrisponde alla dinamica sociale e economica a cui ogni prodotto in quanto merce di scambio è sottoposto, ma dall'altro dipende da un articolato e influente sistema di valutazione storico-artistico, fatto di spettacoli, storia dell'arte, di critica dell'arte, di insegnanti universitari, di istituzioni museali, di andamenti dei gusti, di alternanze tra politiche, movimenti, di proposte innovative, di recupero di stile, di rivoluzione di contenuti. Insomma, nel mercato dell'arte non si può prescindere dagli aspetti tipicamente artistici e culturali. E proprio questi aspetti fanno parte degli aspetti complessivi di un mondo che sia un mondo di scambio, in un mondo di produzione. Chi voglia investire nelle opere d'arte, di tenere in considerazione questi aspetti e quindi non poteva comportarsi con l'arte e soprattutto come farebbe con una merce comune, qualunque. Resta il fatto che quello del mercato dell'arte è anche un luogo di natura squisitamente finanziaria
e che molti rivolgono all'arte soprattutto al fine di investire fruttuosamente il proprio capitale. L'arte è un classico bene diffuso, anche se, come ho detto, tutt'altro che esente da rischi. D'altra parte il mercato finanziario ha perfino messo a disposizione strumenti specifici per la gestione degli investimenti nel campo dell'arte, come forse più o meno specializzati tramite fondi d'arte, che sono veri e propri fondi di investimento, oppure cosiddette exchange, che funzionano come la borsa, con le sue quotazioni e le sue forme di compro vendita di azioni, oppure ancora forme di prestito specifico che prende l'opera d'arte a garanzia, in maniera tale da consentire acquisti che esorbitano dalle attuali possibilità e che ipotecano l'opera di interesse per poter elargire il prestito necessario. Tutto questo a dimostrazione del fatto che esiste un intero settore del mondo finanziario che considera l'arte come un terreno importante per operare per il proprio investimento economico. In definitiva, se sia conveniente o meno investire in opera d'arte da parte di un singolo investitore, resta investito di non facile soluzione. Se da una parte un quadro d'autore con la A maiuscola mantiene nel tempo e spesso anzi incrementa il suo valore monetario, dall'altra esistono in dubbio complicazioni o implicazioni, il pericolo del falso ad esempio, fenomeno e pericolo questo che pure si verifica nonostante l'esigenza degli spettacoli, cioè l'attestazione rilasciata dagli spettatori autorizzati, che dovrebbe mettere al riparo da certi rischi anche sotto il profilo dell'effettiva redditività dell'investimento. Basterà a tal proposito ricordare le celebre numerosi falsi delle opere di Retirico realizzate da mano da mani assai esperte, al punto da non consentire allo stesso autore di distinguere l'originale da quelle o quelle che erano le controfazioni dello stesso. Perciò l'investimento nell'acquisto di un'opera d'arte, quando struttura che sia, considerato dal punto di vista puramente tecnico, può in ogni caso che fa dubitare. Ciò che resta di vero e di certo è rappresentato dalle indiscutibili soddisfazioni procurate dopo un quadro o da una buona scultura, al di là del mero fatto commerciale. Tutto ciò evidentemente non già per la categoria degli speculatori, per creare dei nomi arricchiti, ma solo per chi sa apprezzare o meglio amare l'altro. E d'altra parte il criterio economico è quello artistico, per quanto si trovano di fatto strettamente legati tra di loro, è bene che siano mantenuti distinti, perché il valore economico non può identificarsi con il valore estetico e viceversa. Chi conosce l'arte e la ama sa che il valore economico di un'opera e di un lavoro e di un artista non può prescindere dal suo valore artistico, e che con il tempo sarà proprio quest'ultimo ad avere l'ultima parola, nonostante tutte le capriole e gli alti e bassi che può subire una votazione di mercato. Un applauso al professore per questa azione apneica o di apneista, cioè dopo con la pisci c'è poposia praticamente. No, capivo che voleva abbreviare, però senza prendere respiro, insomma, in maniera non stop, quindi ha dei polmoni eccezionali in tal senso. E allora, dopo questa disamina attenta e complessa, se c'è qualcuno che vuole porre qualche domanda all'autore circa i criteri di valutazione delle opere d'arte, questo approccio con questo mondo particolare che più delle volte ci vede osservare, essere osservatore, non riusciamo a capire che cosa che dà questo quantum all'opera d'arte. Chi è un po' più vecchiotto, guardando, ecco, le opere di questa chiesa, una Santa Caterina del Genere, ecco, Modigliana aveva problemi a capire, cioè non riusciva a riconoscere manco la sua stessa opera o se era stato fatto un falso. Cosa ben più difficile, chiaramente, riesce un'opera del genere con un Gaggini, e quindi c'è sempre quel distinguo che pone l'artista in quanto artista e tutto ciò che invece è il mercato dell'arte, che è una cosa diversa. E allora, detto questo, c'è qualcuno di voi che vuole porre domande all'autore? Tranquillo e sempre.
Detto questo, bisogna specificare una cosa: non è che io non volevo che lei facesse i ringraziamenti, volevo che i ringraziamenti fossero fatti alla fine. Lei li ha fatti anticipati. Va bene, era una formula. No, non è che non volevo. Ci mancherebbe. Allora, vi ringrazio per essere, di aver accorso insomma a questa presentazione del testo. E ora ci sarà un piccolo cocktail subito nella sacristia. Dopodiché, buona serata a tutti. Buonasera a tutti. Sono uno dei consiglieri dell'ANCLI, associazione. Buonasera a tutti, sono uno dei consiglieri dell'ANCLI, Associazione Nazionale Cavalieri della Repubblica Italiana, sezione di Mazara del Vallo. Ringrazio il grande ufficiale, il nostro socio, come presidente onorario, il professore Giacalone, per averci invitato a questa presentazione del suo libro. Porto i saluti da parte di tutti i soci ANCLI di Mazara. Credo che è stato già detto tutto sul nostro presidente onorario Giacalone. Grazie e auguri per il suo libro. I cavalieri, gloria nei secoli, viva l'Italia. Grazie professore. Va bene, potete...